Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di Bookness. Per me è veramente un grandissimo piacere avere dall'altra parte un amico, un corregionale, un viaggiatore del mondo, Andrea Bizzocchi. Il suo mantra è Doing it my way. Andrea, ciao, dici chi sei, di che cosa ti occupi? Ciao Emanuele, ciao. Ma quello era un mantra, sì, che devo dire, è stato un mantra per tanto anni, me l'ero un po' tolto dalla testa, ma ho continuato a fare a modo mio lo stesso, anche senza pensare al mantra. Probabilmente ce l'ho introiettato dentro, ecco. Sì, sei uno scrittore seriale, hai pubblicato più di 10 libri in vari ambiti, alcuni hanno avuto veramente degli ottimi successi. Spiegaci come si sposa questa tua produzione editoriale con la tua filosofia esistenziale. Ma che ti devo dire? Caratterialmente ho molteplici interessi e per cui studio tutto quello che mi interessa e mi considero, scendendo ai inevitabili compromessi, comunque mi considero un esploratore della vita e tra le altre cose ho iniziato a scrivere ormai una quindicina di anni fa. Devo dire che sono tutti libri, una buona parte sono più stili di vita, quindi come vita. Poi lui poi ci conosce un po', Emanuele, no? Per cui abbiamo, come dire, messo in pratica questa filosofia di libertà, pur con una moglie e anche due figlie. Le quali sono seguite con l'homeschooling per quanto riguarda la scuola, sono nate in Centro America, quindi noi abbiamo sempre viaggiato e girato molto, trascorso periodi all'estero e fondamentalmente con uno stile di vita improntato per filosofia e per libera scelta, non voglio dire all'anticonsumismo, però a vivere in maniera semplice, dando priorità a due cose, alla libertà e anche alle relazioni umane, cioè alle amicizie vere, autentiche e profonde, che noi consideriamo una ricchezza veramente grande e inestimabile. Quindi questa è una parte, l'altra parte invece sono, come dire, temi un pochino più scomodi. Infatti l'ultimo libro che ho anche, no, mi sono avvalso, come dire, della vostra collaborazione preziosa, tratti invece temi più scomodi, che sono quelli che genericamente parlando io odio le etichette, però sono quei temi che passano per complottisti, insomma, il termine va molto di moda. Mi ritengo tutto perché un complottista, ma semplicemente mai un dubizionista, uno che per carattere mette in dubbio, insomma, poi possono essere d'accordo meno, insomma, posso, però sì, mi piace mettere in dubbio, piace cercare di capire con la mia testa, mi piace cercare di sperimentare, così è, insomma. Quindi una buona parte dei miei libri trattano questi temi, diciamo così, un pochino più scomodi o un pochino più che vanno contro la narrativa ufficiale. Qual è il tuo libro che ha avuto più riscontri, più successo? Ma a parte un libro che tra l'altro adesso è credo di averlo ripubblicato io, sì, l'ho ripubblicato io con Amazon, ma era un libro per bambini in realtà, una favola green di Babbo Natale, che intitolava Lettera da Babbo Natale, l'ho ripubblicato proprio 2 anni fa. E quello ha venduto veramente tante, non so neppure dirti quante, ma diverse migliaia di copie. Poi, l'ultimo è andato abbastanza bene, è sul tema purtroppo di pratica, mi viene da dire, attualità, il titolo è Covid-19/84, quindi Covid-1984, facendo riferimento ovviamente al famoso romanzo distopico di George Orwell. E però non saprei dirti, anche vivere senza lavorare sicuramente è andato molto bene, Smettila di rompere e datti da fare, che è un libro molto motivazionale, diciamo così. Ecco, questa è un'altra delle cose che faccio, cioè adesso in questo periodo in realtà meno, forse anche proprio per le questioni che è più difficile fare le cose in presenza, e a me piace molto essere in presenza, però sono fatto anche ad esempio seminari su come superare i blocchi, le paure, seminari motivazionali fondamentalmente, ecco. Sì. Poi, dopo potrei andare più indietro, però parliamo ormai di 10-12 anni, ce n'era uno molto carino, Non prendeteci per il PIL, lavorare meno, vivere meglio, ritrovare la libertà perduta. Da quanti anni è che fai questa vita libera? Ma guarda, allora sono sempre stato così un po' caratterialmente, ecco, quindi anche quando prima avevo attività imprenditoriali, per me la libertà era sempre il mio fiore fisso, tanto che sono andato all'estero e nei Caraibi, a New York, eccetera,
ma proprio per puro spirito di avventura, che all'epoca si coniugava con un'avventura imprenditoriale di genere imprenditoriale, mettiamola così. Però poi proprio il cambio di vita finito, cioè cercando di vivere molto al di fuori del sistema, ti dico anche l'anno preciso, cioè dal 2004, quando mia moglie è nata, quando è uscita della prima figlia, ecco, quindi lì proprio abbiamo, di nuovo uno mette un po' la testa a posto, noi abbiamo deciso di fare il contrario, ecco, quindi le figlie infatti sono entrambe nate in Costa Rica, che è il paese in cui siamo stati di più per periodi anche lunghi, in realtà ci dovevamo trasferire, non ci siamo mai veramente trasferiti come residenza, però sì, passavamo dei periodi lunghi, ecco, oltre ad altri paesi anche ovviamente. Quindi ormai è quasi una ventina d'anni. Diciamo che l'ultimo anno e mezzo, complice un po' tutto quanto, ci siamo un po' bloccati, adesso stiamo cercando di ripartire, di rimuoverci, insomma, perché è una cosa che mi manca come l'aria. Ogni volta bisogna un po' improvvisare, come stiamo facendo adesso noi con l'audio, no? Perché chi ci ascolta capirà che c'è un audio non così eccezionale, ma perché ti sto telefonando, quindi questa è la prima video call in cui ti sto telefonando, e questo un po', Andrea, è il prezzo della libertà, ma è un prezzo, come dire, che si può assolutamente pagare. Quindi 20 anni in giro per il mondo con la famiglia, con due bambini, e scrivendo libri, facendo quindi una divulgazione del tuo pensiero, dei tuoi studi, delle tue ricerche, facendo seminari, quindi, e credo una fetta preponderante del tuo tempo è dedicato proprio all'educazione e allo stare insieme alle tue figlie, no? Corretto? Adesso un po' meno, per il semplice motivo che stanno crescendo, per cui una ha 17 anni domani e l'altra ne ha quasi 14, e tra l'altro per la prima volta nella loro vita, da un anno e mezzo, vivono in maniera, si può dire, stabile. Prima avevano amicizie ovunque, anche quando eravamo qua, comunque passavamo molto tempo qua, anche, cioè, eravamo in giro, ma eravamo anche qua. E invece adesso hanno proprio la tua, sai, il ragazzo, eccetera. Quindi forse adesso paradossalmente stavamo molto più assieme quando eravamo in giro di ora, però chiaramente anche di certo, anche adesso. E quella è stata proprio una scelta di vita, Emanuele, perché sai, questi tempi moderni ci rubano anzitutto il tempo e gli affetti più cari, no? E invece bisogna cercare di tenere bene a mente che queste sono le cose veramente più preziose che abbiamo. Noi diamo un'importanza assoluta al tempo e alle relazioni familiari, ma anche poi ovviamente degli amici, anche lavorative, nel senso che comunque mi piace fare quello che faccio quando collaboro con altri, con persone con le quali sono anche amico, con le quali riesco a sviluppare un rapporto e un'empatia che vanno un po' al di là dello stretto ambito lavorativo, ecco. Quindi abbiamo sempre dato la priorità a questa cosa, a queste cose. Purtroppo la società in cui viviamo ha un'altra graduatoria di priorità. E com'è stata la tua esperienza, Andrea, con Self Publishing Vincente, al di là di quelli che sono, che potrebbe essere una recensione che tu puoi fare al nostro servizio, proprio rispetto alle tante esperienze precedenti che hai avuto con editori oppure in autonomia? Allora, guarda, te lo dico, Emanuele, con la massima sincerità, mi sono trovato veramente molto bene, anzi, avrei potuto trovarmi meglio, nel senso che io, ma questo è per questioni mie personali, per cui sono dietro sempre a tante, forse troppe cose, avrei potuto sfruttarvi meglio, la vostra competenza, la vostra disponibilità, eccetera, più volte mi hai anche sollecitato, no? Ha sollecitato ovviamente in senso buono, così come io stesso, perché due o tre volte ti ho chiamato e poi invece la cosa è rimasta un po' lì, ma questo è proprio per questioni mie personali, te lo scrivevo anche recentemente in una mail, per cui sono dietro a troppe cose, sono in gruppi di lavoro, sono dietro a tante cose, allora temo di buttare troppa carne al fuoco, cosa che ho sempre fatto caratterialmente perché sono così, però a volte mi rendo conto che è davvero tanto, però altrimenti posso dire con la massima sincerità che mi sono trovato assolutamente bene e che ho zero dubbi che il prossimo libro lo risvilupperemo assieme, diciamo così, insomma. Grazie Andrea. Senti, dacci una mano a capire perché alla fine un po' tutti
dovrebbero leggere un libro che ha come sottotitolo Tutto quello che devi sapere dalla sottomissione dell'umanità a un futuro transumano. È potentissima questa frase, però un attimo bisogna rifletterci. Ma guarda Emanuele, io questi sono studi, cioè sono studi, sono ricerche, sono temi che mi interessano ormai da tanti anni, per cui per me è come, ti dico, bere, mangiare e respirare, ecco. Io credo che, insomma, quasi tutti, no? Me lo auguro quantomeno che si siano accorti che viviamo un tempo ed un'era quantomeno che non ci aspettavamo, mettiamo così, fino a 2 anni fa. Queste cose in realtà erano, basta appunto studiare, fare ricerche, erano cose che erano preparate già da tanto tempo. Per cui il libro, come caratteristica di tutti i miei libri, proprio per mia precisa scelta, va un po' dritto al punto di quello che c'è. Io dico dal mio punto di vista, in realtà non è tanto un punto di vista, perché ripeto, cito fonti, bibliografie e quant'altro, quindi sono documenti che sono pubblicati o che sono stati desecretati, e quindi, scusate, mi suona un telefono, e quindi è un libro, Emanuele, che dà molto una... che ti devo dire, mi viene da dire un po' il futuro che ci aspetta, ecco. Dopo uno, il transumanismo, che è un tema che solo recentemente, no, viene un po' sloganato anche dai media, però dai media più in maniera con un'accezione positiva, ecco, del termine, ad esempio quando si parla del famoso Elon Musk, no, con i suoi Tesla, le automobili, SpaceX, che vanno nello spazio, eccetera. Ecco, si dà una visione di questo multimiliardario, l'uomo il secondo più ricco al mondo, questo visionario, un personaggio da ammirare, da emulare. Ecco, io ne ho una visione, tra l'altro ho letto anche la sua biografia di Ashley Banks, e insomma io credo che sia veramente di quei personaggi che servono al sistema per sdoganare certe cose. Quindi il libro, guarda, lo faccio anche vedere, dato che se posso, dato che ce l'ho sotto mano. Il libro, partendo dal discorso Covid che stiamo vivendo da un anno e mezzo, in realtà parte dal passato, va molto sul presente e poi va a finire anche sul futuro, parlando dei cambiamenti che, mi viene da dire, inevitabilmente, cioè non direi purtroppo, ma inevitabilmente ci aspettano, ci attendono da un punto di vista economico, politico, sociale, addirittura, mi spingo a dire, anche antropologico. Ma insomma, ci sono fiori di autori in realtà che hanno scritto di queste cose, quindi sì, quindi scusami, concludo al volo, l'ho presa un po' larga. Le persone che hanno voglia, non dico di sapere la verità, perché né Andrea né nessun altro racconta la verità assoluta, però ecco, avere degli stimoli intellettuali e cercare di farsi una propria opinione in più libera possibile, possibile da condizionamenti mass mediatici, è un libro che mi sento di consigliare, diciamola così. Sì, inevitabilmente è un libro che divide. Io adesso stavo leggendo le recensioni che hai ricevuto, no? Quindi hai delle recensioni a 5 stelle e a 4 stelle che danno degli spunti diversi, ok? Ci sono quelle invece, recensioni negative, che dicono semplicemente un complottista, ok? Quindi quelli che sono contro hanno una visione monolitica, il complottista, ok? Che sembra che debbano difendersi da complottista. Chi invece ha recensito il tuo romanzo in maniera positiva fornisce dei vari spunti. Ad esempio, Andrea Rossi dice che cambiare atteggiamento nei confronti di quello che l'informazione mainstream suggerisce ogni giorno male non fa. Questo non è banale, no, come considerazione, perché effettivamente siamo talmente sommersi, bombardati da un'informazione monotematica di un certo tipo che effettivamente mettere un po' le mani avanti è interessante, no? Questo che dice questo Andrea Rossi nella recensione. Poi dopo dice una cosa interessante: preferisco stabilire un patto finzionale con questo autore per sapere dove va a parare, piuttosto che con i giornaloni e le informazioni mainstream, che invece so benissimo dove mi sta pilotando, e cioè verso la rovina. Quindi lui dice: io vorrei fare un patto piuttosto con questo autore che con tutto il resto, perché con questo autore non so, come giustamente dici tu, no, dove
andrà a parare, perché tu stesso dici che non sei il cultore della verità assoluta, però dall'altra parte sappiamo dove vogliono andare a parare. Anche questo è un aspetto molto interessante che viene da questa recensione, sei d'accordo? Purtroppo, Emanuele, io, come posso dire, bisogna essere ad essere benevoli, terribilmente ingenui, scusami se mi permetto, però a credere che i giornali siano lì per raccontarti la verità, le case farmaceutiche siano lì per curarci perché ci vogliono bene e così via, onestamente bisogna veramente essere terribilmente ingenui, insomma, e non voglio essere, non è nel mio carattere, tra l'altro non, come dire, estremamente pacifico con chiunque e anche con chi ha posizioni e opinioni diametralmente opposte a chi è di un carattere. Sono così perché credo sia giusto essere così, pretendo rispetto e quindi lo devo dare prima. Però onestamente credo che insomma dei limiti ci siano, ecco. Ad esempio, non vorrei neppure parlare di questa cosa adesso, non in questa chiacchierata con te. Però insomma, ecco, credo che si sia andati ben al di là quella che poteva essere una ragionevole, diciamo così, preoccupazione per la salute delle persone, mettiamola pure così. Insomma, poi ci sono tanti aspetti che di medico sanitario, non voglio entrare nello specifico, ma che di medico sanitario veramente hanno per poco. Questo mi vale, è una semplice osservazione, al di fuori di ogni polemica, di ogni... di tutto quanto, insomma, mi pare un'osservazione quasi banale, ecco. Ci sono degli aspetti che proprio con la questione medico-sanitaria non hanno nulla a che vedere, insomma. Non lo so, le mascherine, non so, il green pass del supermercato, no, lì sì, mezzo metro più là, no, fino alle 6, sì, cioè, poi possiamo anche raccontarci tutte le favolette che vogliamo, però, insomma, siamo adulti, non lo so. Sì, assolutamente, abbiamo capito, Andrea. Bene, vedete qua in sovraimpressione il libro Covid 1984 oltre il coronavirus, che è un libro, tra virgolette, prova, un libro che ci mette di fronte a un certo tipo di ragionamenti che dobbiamo assolutamente affrontare. Andrea, grazie veramente. Grazie a te, Emanuele. Bene, mi è piaciuto fare questa chiacchierata con un audio non ottimale, con il telefono, con il telefono come audio, proprio perché è coerente con... La tua libertà e con il tuo, come l'hai definito prima, anticonsumismo a tutti i costi, una frase del genere. Beh, no, adesso, questo penso che si incarna, non solo che c'era la vita pubblica, adesso non mi sono, il computer lo uso più, quindi penso che mi incarna stasera. Bene, comunque, Emanuele, una delle parole d'ordine mie da sempre, una delle mie mantra, è quella della resilienza, per cui sempre trovare soluzioni, e quindi se andate così, ci siamo adattati col telefono, non è ottimale, ma chi vuole si concentra sui contenuti e va bene così, insomma. Grande Andrea, ti aspetto a Porto Sant'Elpidio per una birra, a presto!